Stavolta piace alla Fiorentina, sondaggi anche della Lazio, era fatta con l'Atalanta come ci ha raccontato Michele Criscitiello, poi l'Atalanta ha bloccato tutto perché doveva prendere il sostituto di Scamacca, che ha preso, ovvero Matteo Retegui. Osimhen, Lukaku, la solita telenovela. Manuel, ben ritrovato, buonasera, ti chiedo un flash, vai. Sì, il flash, ecco, forse Simeone potrebbe rientrare in questo valzer di attaccanti, no? Nel campionato italiano, perché se Retegui va all'Atalanta, ecco, potrebbe essere un ritorno del ciolito Simeone al Genoa. Questa è un'opportunità, così come dicevamo anche di altre situazioni, perché Gaetano, l'incontro è saltato con il Parma e è stato rimandato, ma potrebbe tornare forte l'interessamento del Cagliari. Allora certamente bisogna liberare uno slot, anche due, perché Gajuste certamente io credo andrà in prestito al Brentford, e allora i due obiettivi del Napoli li conosciamo: uno è Billy Gilmour del Brighton, l'operazione intorno agli 11 milioni andrà in porto certamente quando uscirà uno dei due calciatori in questione. Stesso discorso vale per Brescianini, e dunque queste sono le due operazioni del Napoli, con Neres che potrebbe essere la terza, perché domani è fissato un incontro tra il procuratore e il DS Manna. Poi dicevamo, la telenovela, la storia infinita va sempre avanti e i titoli di coda non si riescono ancora a vedere, anche se sappiamo che Lukaku è praticamente pronto a riabbracciare il suo allenatore prediletto. Detto ciò, c'è anche una situazione che riguarda la porta, perché Meret non ha ancora rinnovato il contratto. Ieri erano circolate alcune voci sulla possibilità che potesse andare via, e con l'interessamento da parte del Napoli di Kepa, e staremo a vedere. È certamente una possibilità. Si sta riproponendo un po' lo scenario che ci fu 2 anni fa. Non so se ricordi, con Meret che era stato praticamente ceduto allo Spezia. Vero. E poi dopo il Napoli aveva chiuso con Keylor Navas, c'era anche Kepa che piaceva a quel tempo al Napoli. Poi non se ne fece nulla, il presidente De Laurentiis decise che Meret non si sarebbe mosso da Napoli, però c'è sempre il contratto in scadenza. L'altro giocatore in uscita, certamente oltre a Folorusso, perché l'operazione con l'Atalanta era stata conclusa, come hai detto tu giustamente, come ha detto Michele Criscitiello, è chiaramente un giocatore in uscita. Mario Rui ha avuto un permesso fino all'11 agosto, quindi salterà la partita di Coppa Italia contro il Modena, e questo fa presagire il fatto che sia un altro giocatore in uscita. Vorrebbe tornare in Portogallo, ma il suo ingaggio è sicuramente alto. I giocatori in uscita, altri giocatori, uno tra Juan Jesus e Nathan potrebbe uscire. Juan Jesus non ha tante richieste, Nathan invece qualcuna ne ha, c'è lo stesso Parma che lo vorrebbe, però è un Napoli che deve necessariamente sfoltire la rosa, un Napoli che ha pronto due colpi, dicevamo Billy Gilmour e Brescianini in questo momento. Domani c'è l'incontro per Neres e staremo a vedere. Fatto sta che nel momento in cui usciranno i giocatori, Gaetano, che certamente è un giocatore in uscita, bisognerà capire come andrà a finire. Si è arrabbiato Gioffredi, che aveva chiesto. Si è arrabbiato? Non è una novità, lo fanno sempre arrabbiare, però è giusto che faccia il suo lavoro. No. E poi, tra l'altro clamoroso è il fatto che Folorusso fosse stato ceduto all'Atalanta. Sì. C'è una spiegazione, non solo perché Folorusso aveva rinnovato il contratto proprio qui a Castel di Sangro, quindi un'operazione che avrebbe spiazzato praticamente tutti. Però io credo che sia una situazione tattica, tecnica, nel senso che Antonio Conte vuole giocare a due. Folorusso molto probabilmente è un giocatore che va bene a tre e molto probabilmente non avrebbe avuto tanto spazio, ecco, un piano da protagonista in questo nuovo Napoli, e quindi da qui, ecco, la possibilità che possa andare via. Anzi, secondo me è un giocatore certamente in uscita, e la trattativa che era andata in porto con l'Atalanta fa capire che Folorusso è un altro giocatore in uscita. Dunque ci sono tante operazioni da fare in uscita in questo momento, un cantiere aperto il Napoli, che però aspetta la fumata bianca di questa storia infinita Osimhen Lukaku, con la partita di Coppa Italia, certo, che è alle porte praticamente, con il sold out del Maradona. Giocherà ancora una volta Raspadori, così come è successo nelle ultime due amichevoli,
e dunque sarà secondo me confermata la stessa formazione che ha giocato sia con il Brest che con il girone in amichevole, perché Mazzocchi è stato completamente recuperato, oggi si è allenato. Kvaratskhelia non si è allenato questo pomeriggio, ma nulla di grave perché ha fatto lavoro di stretching insieme a Kajuste, ma dovrebbe essere regolarmente in campo. Grazie Manuel, buon lavoro a domani. Grazie a Manuel Parlato. Buonanotte. Per il punto sul Napoli, breve sondaggio con gli ospiti, come andrà a finire Osimhen Lukaku? Andrea? Secondo me Osimhen andrà via e arriverà Lukaku. Elisa? È una bella domanda, ci vogliono anche tanti soldi, quindi bisognerà capire, credo che però la pista internazionale sia ormai... Perché ormai... l'Atalanta non ha preso Osimhen? Sì, cioè, abbiamo detto che vogliamo giocatori in lampa di lancio da lanciare, credo che sia davvero un giocatore affermato, comunque sì, credo anch'io che andrà via, insomma. Quindi Osimhen via da Napoli, avvocato Giotti? Ma già dallo scorso anno che si parla di un Osimhen veramente... può partire, quindi mi sembra, anche perché l'interessamento di Lukaku è proprio talmente finalizzato. La situazione è un po' complicata, anche qui è complicata, ma servono squadre che vogliono Osimhen, anche perché Napoli è molto complesso anche nelle trattative, insomma non molla mai, come dire, la virgola, quindi anche per arrivare in fondo ci vuole tempo, magari un po' di più rispetto ad altre società. Però anche secondo lei via Osimhen? Per me sì. Arriverà Lukaku alla corte di Antonio Conte. Sì. Allora, dove andiamo? Andiamo a Monza o torniamo a Torino? Allora andiamo a Monza da Visco, poi riprendo Torino. Ho aperto con Giovanni Albanese. Monza, Visco, l'Inter che ha perso contro la l'Al-Ittihad. Andiamo ad ascoltare Darmian e poi mi racconti anche quello che ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi. Gianluca. Esatto, ascoltiamoci Darmian, sempre interessante, sempre tranquillo, era un po' chiamata la sua intervista post gara, ce l'ascoltiamo. Darmian. Vai. No, la volontà è sempre quella di vincere, però è normale in questo momento della preparazione non essere super lucidi e oggi abbiamo fatto qualche errore che sicuramente per l'inizio del campionato dobbiamo limare, però piano piano ci stiamo preparando per affrontare questa stagione nel migliore dei modi. Sì, sapevamo le loro caratteristiche. Abbiamo subito il primo gol su una ripartenza, comunque una buona azione loro, poi ci sono stati comunque degli errori da parte nostra, però stiamo lavorando bene, non dobbiamo farci condizionare dal risultato, dobbiamo lavorare come stiamo facendo e siamo sulla buona strada e riprendere dove abbiamo finito l'anno scorso. Fermian, tu sei uno dei senatori, come si stanno inserendo i nuovi tecnicamente a livello di spogliatoio? No, bene, si sono già inseriti bene, ovviamente da parte nostra c'è la volontà di farli sentire subito a proprio agio all'interno del gruppo. Dispiace per Taremi, Zielinski, ma anche per Marco che si sono fatti male. Non so stasera Stefan che è uscito qualche minuto prima della fine della partita, però sono giocatori importanti, lo sappiamo noi, lo sanno loro, quindi ci daranno una grossa mano in questa stagione. A inizio dell'estate mister Inzaghi ci ha detto che siete la lepre, tutti vi cercheranno, ve lo state dicendo questo, che servirà un ulteriore sforzo? No, sappiamo che vincere è sempre difficile e confermarsi lo è ancora di più, lo dimostrano gli ultimi anni dove la squadra che ha vinto il campionato non è mai riuscita a riconfermarsi e noi vogliamo farlo e quindi ci prepareremo nel migliore dei modi per iniziare fin da subito da Genova nel migliore dei modi. I propositi di uno dei leader dell'Inter, Matteo Darmian, però ci sono anche propositi importanti in casa Milan, così